per bene, la gente onesta, i contribuenti che pagano le tasse, ancora una volta vengono fregati dal governo Berlusconi. Già a luglio scorso con il pacchetto sicurezza, non era un pacchetto sicurezza per i cittadini, ma era la messa in sicurezza per i mafiosi, perché con l'approvazione della legge 94 del 2009 di luglio scorso non possono essere più sciolti i consigli comunali per infiltrazioni mafiose. È stata alzata la soglia di gravità degli indizi per sciogliere i consigli comunali, è stata eliminata dalla commissione di accesso la presenza di forze dell'ordine, della polizia, dei carabinieri, di agenti della DIA, quindi non ci sarà più supporto in un po' investigativo per poter accettare le infiltrazioni mafiose nei comuni. E quindi dal 28 luglio 2009, da quando è stata promulgata la legge, il cosiddetto pacchetto sicurezza, non verranno sciolti più i consigli per infiltrazioni mafiosa. E allora avremo come affondi i comuni che saranno in mano alla mafia e alla camorra. Questo è il governo Berlusconi che ci ha portato i mafiosi in casa, i mafiosi nelle istituzioni, e la gente per bene, gli italiani onesti, continuano a pagare il prezzo a questo governo mafioso e criminale. Per questa ragione che ho detto lì in Parlamento che Berlusconi è un mafioso e un criminale. Fuori la mafia dallo Stato! 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 Fuori dallo Stato! Linda, mettiamoglielo così, negato. Devi mettere che va là. Dietro di loro, per forza. Dietro di loro, oltre loro. Dov'è Giuliano? Giuliano? Sono là, l'hanno chiamato. Mezzo. I pregiudicati dove stanno? Dove sta l'altro pregiudicato? Giulietto! Mi chiamate Giuliano? Scusi, chiama un attimo Giuliano. 2009. Che sostanzialmente ha modificato la 267 del 2000 che regolava lo scioglimento per infiltrazioni mafiose delle amministrazioni comunali. Ebbene, nessuno o non se ne è accorto o nessuno ne vuol parlare, che con l'entrata in vigore del pacchetto sicurezza, ovvero dal 28 luglio 2009, non potranno essere più sciolti in Italia comuni per infiltrazioni mafiose. Perché con il pacchetto sicurezza si è messa in sicurezza i mafiosi, si sono garantiti i mafiosi, verrà permesso il libero accesso di mafiosi nelle istituzioni. Perché? Perché i consigli comunali non potranno essere più sciolti in quanto è stata elevata la soglia di gravità degli indizi che determinano lo scioglimento di un consiglio comunale. Uno, perché dicono che occorrono prove univoche e concrete. Prove univoche e concrete, tradotto, significa che ad una delibera di consiglio comunale o a una determina occorre che sia allegato
un pizzino di Riina o di Provenzano. Se non c'è una prova... ...dire fino a che non se ne saranno andati, perché questo paese senza la gente che sta qui oggi non ha futuro. È un futuro che loro vorrebbero darci, è quello che state denunciando, un futuro di prepotenza, di sopraffazione, di illegalità, un futuro indegno di questo paese, che nonostante non sia mai stato un paradiso terrestre, era molto meglio di come lo hanno ridotto. Per cui avete la nostra solidarietà, perché noi ce la siamo sentita sulla pelle, quello che dicevano sui telegiornali che era una cosa totalmente diversa, e vedo anche i colleghi dell'ANCR, avete subito il nostro stesso trattamento. Per cui onore al coraggio della gente di Fondi che vuole riportare la legalità. Noi saremo al vostro fianco e continueremo a testimoniare tutte le porcherie di cui siamo stati fatti e testimoni. Grazie. Bravo Fabio. Come giovane generazione noi facciamo soltanto, diciamo, un nostro appello. Appello affinché non lo Stato, l'Italia, i cittadini italiani non ci lascino la distruzione intorno a noi. Ci stanno togliendo i valori, la morale, la dignità, perché la cosa più grave è vedere questo conflitto istituzionale che sta delegittimando la Repubblica e la Costituzione italiana. La cosa più grave è vedere un prefetto che a Latina è lasciato solo dallo Stato. È un paradosso, ma è così. Un uomo di Stato che viene lasciato praticamente solo e viene delegittimato del suo lavoro, un lavoro fatto per anni, non gli viene riconosciuto il merito di poter discutere dell'onestà, della legalità e della giustizia sociale.